Ciao a tutti i bimbi della quarta C e ai genitori e a tutti quelli che in questo momento ci stanno guardando. Allora, insieme alla maestra Maria Grazia, come vi anticipavo la scorsa volta, abbiamo preparato questo progetto in cui vi mostreremo, vi faremo vedere, vi permetteremo di addentrarvi un po' di più nelle opere liriche. In particolare oggi andiamo a scoprire l'opera di Puccini, La Bohème. E insieme la scopriremo leggendo la trama e anche vedendo delle parti dell'opera, dei video in particolare, che vi mostreremo durante la lettura della storia. Siete pronti? Allora, iniziamo un po' a capire insieme perché Puccini ha deciso di intitolare proprio Bohème quest'opera. Cosa significa Bohème? Allora, Bohème deriva dal termine Boemia, la terra da cui una volta si riteneva arrivassero i nomadi. Quindi, in sostanza, Bohème è sinonimo di girovago, cioè un uomo senza fisse radici. In seguito, poi, il termine ha allargato il suo significato a Bohémien, ossia un uomo artista, un pittore, un poeta, un musicista, che vive alla giornata con pochi soldi e molti sogni. L'opera è ambientata a Parigi negli anni 40 del 1800 e precisamente nel quartiere latino parigino, una zona abitata principalmente da artisti di ogni genere. La classe sociale dei Bohémien non riguarda molto il mondo borghese, anzi ci si allontana. I Bohémien hanno tutto un loro modo di vivere, di vestirsi, un loro comportamento. Sono molto particolari. Allora, andiamo con il primo atto che si intitola La soffitta. I ragazzi, i protagonisti di quest'opera, sono quattro giovani tra i 18 e i 25 anni, dei Bohémien, come abbiamo detto prima. Un musicista che non riesce a pagare l'affitto e si chiama Chat Noir. Un filosofo che compra un libro al giorno e si chiama Colline. E un poeta che si chiama Rodolfo. Abbiamo anche un altro protagonista, che è un pittore che lavora da 6 anni allo stesso quadro, pensate un po', il pittore Marcello. I quattro, ormai disperati perché non hanno soldi per procacciarsi il minimo indispensabile, decidono di aiutarsi a vicenda e si riuniscono in un unico appartamento per unire le loro forze. Il problema è che anche quando riescono a guadagnare qualcosa, si spendono tutto, capito bambini? Non riescono a mettersi soldi da parte. Dunque, dove vivono? Si mettono a vivere in una mansarda, molto fredda, senza riscaldamento. Siamo in periodo natalizio, per l'esattezza è la vigilia di Natale, quindi fa molto freddo, bambini. I tetti di Parigi sono imbiancati di neve. Marcello, il pittore, cosa fa? Propone di bruciare la sua sedia, ma Rodolfo ha un'idea migliore. Sacrifichiamo l'arte! La tela di Marcello, che raffigura il Mar Rosso, la dobbiamo bruciare! Ma no, i colori bruciati puzzano! Meglio bruciare le pagine del manoscritto di Rodolfo. Ed ecco che in pochi minuti brucia il lavoro di anni e brucia per sempre. Nel mentre arrivano gli altri due amici con cose da mangiare e bevande. Li ha guadagnati Chunard suonando il pianoforte nella casa di un lord inglese. Sul più bello entra Benoît, il proprietario del loro appartamento, che viene a chiedere loro l'affitto. I quattro però, con molta abilità, riescono ad aggirarlo e a spedirlo fuori casa senza dargli un soldo. Evviva! Si va a festeggiare da Mumu, famoso locale del quartiere. Solo Rodolfo resta a casa per finire un articolo per il Castoro, un giornale del tempo. Raggiungerà gli amici più tardi. A questo punto entra in scena, bambini,
la protagonista femminile di quest'opera, che è Mimì. Mimì è una povera ragazza che abita al piano di sotto, giovane e bella, e che cerca di mantenersi da sola, ricamando fiori finti e facendo piccoli lavoretti di sartoria. È una ragazza semplice e ingenua e molto sensibile. Sale a bussare alla porta di Rodolfo perché le si è spenta la candela, ma non si sente bene Mimì. Infatti ha un piccolo mancamento, perde quasi i sensi, e non per finta, perché vedete bambini, Mimì è molto malata, però lo scopriremo solamente più avanti. Rodolfo la accoglie e i due si innamorano a prima vista l'uno dell'altra, e come due ragazzi giocano con una chiave che non si trova, lei la perde, lui la trova ma la nasconde e poi finge di trovarla in un altro momento, tutte scuse, stratagemmi per guardarsi, sfiorarsi e innamorarsi. È una delle scene più dolci del teatro dell'opera. I due ormai sono innamorati l'uno dell'altra. Gli amici dal basso chiamano Rodolfo. «Ehi Rodolfo, sbrigati! Lumaca!» Ma Rodolfo li manda avanti. «Ehi, siamo in due!» dice loro. «Vi raggiungiamo tra poco!» E i due giovani esplodono in un meraviglioso duetto d'amore con cui si conclude il primo quadro dell'opera. Guardiamolo insieme. Procediamo con il secondo atto, secondo quadro dell'opera, che si chiama proprio Al quartiere latino. Al quartiere latino c'è festa. Mimì e Rodolfo, insieme agli altri amici, si aggirano tra la folla felici di essersi così innamorati. Rodolfo compra a Mimì una cuffietta rosa che lei desiderava tantissimo. La cuffietta rosa diventa un oggetto simbolico del loro amore, un oggetto ricordo del loro primo incontro. Marcello è il più pensieroso e pensa alla sua ex fidanzata Musetta, che ora sta insieme a un altro uomo. Musetta abita dall'altra parte della Senna. Gli amici arrivano al caffè Momu e ordinano la cena. Ad un certo punto appare Musetta in tutta la sua bellezza, accompagnata, attenzione, dal ricco Alcindoro. Marcello è un po' geloso. Musetta
vede Marcello e si siede al loro tavolo. Allontana con una scusa al Cindoro dicendo che le fanno male le scarpe e deve andare a prenderne un paio nuove. Al Cindoro corre subito e si riavvicina a Marcello. Oh, eccola qui! Oh, scusetta! Corri qua, di là, no, no, non ci sono, non ne posso più, non ne posso più. Chi sei? Dove? Qui fuori, qui. Fai non qui, prego, servatevi al tu, per tu. Non farmi il barba blu. E mi zio compagnoso. Con la casa Susanna. E vestita. Gli angeli vanno nudi. La conosci chi è? Domandatela a me, il suo nome è Musetta, cognome Tentazione, per sua vocazione fa la rosa di re, ci è muta senti d'amore, di e d'amore, fa tutta una me, e come la civetta, se la potessi picchiare, il cielo sanguinario, il suo cibo ordinario, e il cuore, mangia il cuore, questo io non ne ho più. Ecco, no! Passati! Ecco, no! Questo piatto non può morire! No! Zitta, zitta! Non si vuole! Zitto, 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 odi gallo! Ma chi parli? Questo piatto non può morire! Con chi parli? Al cameriere! Non si vuole! Non amare il mio piacere! Parla piano! Avete visto che bella musetta? E che bella questa scena dell'opera? E proprio così si conclude il secondo atto. Proseguiamo però con il terzo. Io sono così curiosa di andare avanti. Allora, il terzo atto invece si intitola Barriera d'Enfer. È passato un po' di tempo, cambia scena e siamo alla dogana, con un cancello all'alba, nei pressi di una locanda ove è esposto, come insegna, il quadro sul Mar Rosso di Marcello. Marcello e Musetta, infatti, dopo la riconciliazione, si sono trasferiti a vivere lì. Musetta dà lezioni di canto e Marcello cerca di dipingere. Arriva a un certo punto Mimì, piena di tosse e con un'aria sconvolta e infreddolita. Fatica a camminare. Mimì è molto malata, come dicevamo prima, bambini. E allora lei cerca Marcello. Il suo rapporto con Rodolfo è in crisi. Rodolfo è troppo geloso e possessivo. Mimì parla con Marcello e gli chiede aiuto. Marcello
la manda a casa promettendole di parlare lui con Rodolfo, che si trova proprio lì alla locanda perché dopo una lite con Mimì è scappato di casa ed è andato dall'amico a dormire su di una panca dell'osteria. Mimì in realtà però non va a casa, ma si nasconde prima dietro all'osteria e poi un po' più vicino per sentire meglio. Mimì voleva ascoltare il dialogo tra Marcello e Rodolfo per sapere cosa si dicevano. Rodolfo, uscito dall'osteria, confessa a Marcello di voler lasciare Mimì perché non va più d'accordo con lei, ma Marcello si accorge che l'amico non è per niente sincero e infatti, disperato, Rodolfo rivela a Marcello la verità. Mimì è tanto malata e lui è disperato perché non può offrirle le cure e il conforto, anche materiale, di cui lei avrebbe bisogno, perché i bambini, vi ricordate la soffitta dove abitavano questi amici, è molto fredda e Rodolfo non può ospitare Mimì in un ambiente così freddo, non può darle una casa calda e procurarle le medicine per stare meglio. Mimì però, che era lì ad ascoltare, sente tutto ed è molto triste. Esce dal nascondiglio perché un colpo di tosse la tradisce e i due amici sentono la sua presenza. Affronta Rodolfo in un altro dei duetti meravigliosi dell'opera. Lo ascoltiamo? Musetta insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. È freddo, entrate. Sì, Rodolfo. Sì. Non posso entrare, no, no. Perché? E dopo aver goduto proprio a livello musicale ed estetico con questo duetto, andiamo avanti con il quarto atto, che è anche l'ultimo atto, bambini, che si chiama Nuovamente in soffitta. Torniamo quindi nel luogo iniziale. Vi ricordate che l'opera era proprio iniziata in soffitta e ora ritorniamo in soffitta, dove si era aperta l'opera. La fredda soffitta dove i quattro amici sono tornati a vivere insieme dopo la rottura delle due coppie. Mimì ha lasciato Rodolfo e Musetta ha lasciato Marcello. Ma né Marcello né Rodolfo riescono a dimenticare le loro amate, Musetta e Mimì. Ricordano i bei tempi passati in questo bellissimo duetto.
Colin e Chenoir mantengono allegra l'atmosfera, entrano in mansarda proprio come nel primo atto e portano un po' di allegria. Ma dietro questa allegria si cela una grande tristezza. Musetta all'improvviso entra dalla porta per avvisare gli amici che Mimì non sta bene. È sulle scale e non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Rodolfo si precipita a soccorrere Mimì. La porta in casa e l'adagia sul letto. I tre amici decidono allora di andare a comprare delle cose che possono essere utili a Mimì e lasciano così da soli Mimì e Rodolfo. Rodolfo e Mimì restano soli e Mimì ricorda il loro primo incontro e ricorda quindi anche la cuffietta che Rodolfo ha regalato a Mimì, quella bella cuffietta che lei tanto desiderava e che è un po' il simbolo, bambini, vi ricordate? Il simbolo del loro primo incontro, del loro amore, della loro storia. Ma Mimì, purtroppo, bambini, la sua malattia è troppo grave e non riesce a sopravvivere. Ma Rodolfo le starà accanto fino alla fine. Ora, bambini, guardiamo la scena finale di quest'opera con molta attenzione. Dopo aver guardato la fine bellissima e struggente di quest'opera, diciamo che quest'opera è l'opera dell'amore, l'opera dell'amicizia, un'amicizia vera e profonda fino all'ultimo respiro. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia soprattutto appassionato alla storia della Bohème di Puccini. Però non è finita qui, perché con la maestra Maria Grazia abbiamo anche pensato di proporvi di costruire, che cosa? Dei fiori. Vi ricordate che vi abbiamo detto che Mimì
amava costruire fiori di stoffa. Ora la maestra Maria Grazia in seguito caricherà un video sulla piattaforma in cui sarà mostrato proprio come si possono, vari modi in cui si possono costruire dei fiori di carta con la carta. Bene, allora non mi resta che augurarvi una buona visione di questo video e buon divertimento a costruire fiori. Ciao!